Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in Montagne con Pier. Oggi sono con Eli Ciao. e siamo nel Parco Nazionale d'Abruzzo e oggi andremo sul Monte Godi. Siamo partiti più o meno nelle vicinanze di Passo Godi e abbiamo preso il sentiero Y7. In pratica il sentiero Y7 è questo qui sotto che porta verso la Valle dei Campanili, da dove dopo riscenderemo. E questo porta anche al ferroio di Scanno e allo stazzo o rifugio di Zio Mas. Noi però abbiamo deciso di salire per il Monte Godi facendo un piccolo fuorisentiero, tra virgolette, salendo qui in zona Pietrature. Giornata fantastica oggi, bella ventilata, anche stiamo al sole, ma alla fine si sta bene. E vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanellina, seguitemi anche su Instagram. E che dire, da me Eli vi auguriamo una buona visione e ci vediamo lungo il sentiero. Ah, eccoci qui che affrontiamo la seconda pettatina, qui sempre in zona Pietrature. Questa qui, poi piegheremo qui nel relativo boschetto e arriveremo all'anticima di Monte Godi, e questa qui il Monte Godi è dietro. Nel frattempo panorama spettacolare sulla serra di Rocca Chiarano, dove ci ho fatto un video e ve lo linko qui in alto a sinistra. A seguire Serra Pantanella, qui sotto Serra di Cavallo Morto, questa qui è Serra Sparvera, dietro c'è la Maiella e giù Genzana. Va bene, poi una volta arrivato in vetta farò la mia classica panoramica, vi farò vedere un po' tutto da sopra. Va bene, continuiamo con la salita. Eccoci arrivati sull'anticima di Monte Godi e c'è un panorama fantastico che però vi farò vedere una volta arrivati sulla vetta del Monte Godi, che è proprio qui vicino. E devo dire che il sentiero che abbiamo fatto stamattina in zona Pietrature, quel fuorisentiero che credo sia un sentiero pastorale, è stata un'ottima scelta perché è stato bello panoramico. Sì, non è proprio comodissimo, però alla fine, una volta arrivati sopra, si scopre un panorama veramente bellissimo. E soprattutto è molto suggestivo perché c'è quel piccolo boschetto che è molto carino e soprattutto, vi ripeto, c'è una vista spettacolare. Va bene, andiamo sulla vetta del Monte Godi, così facciamo una bella panoramica e poi riscendiamo per il sentiero Y7, che sarebbe quello di stamattina, per la Valle dei Campanili. Ed eccoci arrivati in vetta al Monte Godi, 2011 metri, tondi tondi. Adesso facciamo una bella panoramica come sempre, poi ci mangiamo qualcosa e riscenderemo per il sentiero Y7, tornando un attimo indietro qui sulla cresta, passando qui e scendendo verso il ferroio di Scanno, che è questa zona qui. E poi riprenderemo la Valle dei Campanili, che è proprio qui sotto, questa qui. Qui è zona Capodacqua, verso Scanno. Queste sono le gole del Sagittario, e in pratica torneremo da dove siamo partiti stamattina, in zona Stazio di Pietrature. Qui bella faccia sulla serra di Rocca Chiarano, questa qui, quel monte Rocca Chiarano più avanti, dietro c'è il Monte Greco, questa qui è la Serra Pantanella. A seguire giù i Monti Pizzi si vedono. Questo qui è il Monte Rotella, dietro c'è la Maiella, eccola qui. Questa qui è Serra Sparvera, che vi ho fatto vedere stamattina. Poi dietro c'è il Morrone. Poi qui abbiamo il Monte Genzana. Giù tutta la catena del Gran Sasso, avvolto un po' nella foschia, spero si veda. Qui, come dicevo prima, c'è Scanno, le gole del Sagittario, zona Capodacqua, questa qui. Giù si intravede anche il Sirente.
Questa qui è la montagna di Scanno con la Serra della Terratta, Monte Argatone, eccetera. Lì ci sono anche parecchie vette ancora da conquistare e ci andremo. Poi qui abbiamo tutta la zona del Monte Campitello, Monte della Corte, Serra del Campitello. Poi a seguire Serra del Campitello Nord, Sud e via discorrendo. E poi qui abbiamo il bellissimo massiccio del Monte Marsicano, dove tra l'altro ci ho fatto anche un video, ve lo linko qui sopra. Poi il Monte Marsicano Est, il Forcone, il Monte Ninna. Poi qui c'è la bellissima Valle Orsara, che continua qui col suo bellissimo bosco di Valle Orsara. Qui Coppo del Campitello con il suo bosco. Qui sotto è la zona del ferroio di Scanno dove scenderemo dopo. Tra l'altro lì sotto c'è anche una targa dedicata proprio a Papa Giovanni Paolo II che veniva qui a pregare. E a seguire i bellissimi Monti della Meta qui. Tra l'altro ci ho fatto un video. E come sempre ve li linko qui. E qui poi si va nel Lazio e ci sono i monti di Roccaltiera, Bella Veduta. E qui giù, sempre proseguendo verso i Monti della Meta, le Mainarde, che fanno sempre parte dei Monti della Meta. Qui c'è il bellissimo Monte Amaro di Opi e giù, anche lui avvolto un po' nella foschia, Campitello Matese con il Monte Miletto. Qui c'è tutta la montagna di Godi, con lo stazio di Godi proprio qui, la Montagnola e il Monte Mattone in fondo. Tra l'altro da lì si gode anche di un'ottima vista sul lago di Barrea. E questa qui di fronte a me dovrebbe essere, se non erro, la Serra di Zio Masse, con il suo relativo stazio che è proprio qui sotto. Va bene, detto questo, adesso ci mangiamo qualcosina, poi prendiamo per un tratto il sentiero Y1 che passa proprio qui e poi dal ferroio di Scanno intersecheremo di nuovo il sentiero Y7 che ci porterà nelle vicinanze dello stazio di Pietrature. Ed eccoci qui che abbiamo abbandonato già da un pezzo la vetta di Monte Godi, che è questa qui. Siamo scesi qui in cresta e adesso abbiamo ripreso il sentiero Y1. E qui ragazzi, cioè, c'è una luce straordinaria adesso, qui sulla Serra di Rocca Chiarano, col bosco di Selvabella, qui e su tutti i Monti della Meta. C'è un verde bellissimo, soprattutto qui verso il Monte Amaro di Opi. Va bene, detto questo, si prosegue con la discesa verso il sentiero Y7 e adesso, come vi dicevo prima, stiamo percorrendo il sentiero Y1. Comunque, tra l'altro, ragazzi, sto dimenticando di dirvi che qui verso la montagna di Godi, questa zona qui sotto qui è riserva integrale. Sopra no, quindi sopra si può camminare verso la montagna di Godi, la Montagnola e il Monte Mattone. Però questa zona qui, scendendo verso il basso, lì è riserva integrale, quindi non ci si può accedere. Ed eccoci arrivati in zona Ferroio di Scanno, qui tra l'altro c'è la targa che vi dicevo prima dedicata a Giovanni Paolo II, dove veniva qui in escursione anche a pregare. E qui comunque in questa zona qui c'è un panorama stupendo verso il Marsicano che vi ho fatto vedere prima al Monte Godi e qui, a parte verso i Monti della Meta, su questa zona qui, sul Campo Rotondo, bellissimo. E qui sotto c'è anche il rifugio di Campo Rotondo. Una zona davvero molto bella. Giù c'è un altro stazzo o rifugio. Oggi giornata epica. Poi con queste nuvole che rendono il paesaggio molto più fiabesco. Qui il panorama verso Serra Cappella, verso la Serra del Campitello, la Navetta e qui la Serra della Terratta. Questa qui è la Serra di Zio Mas, se non erro. E giù verso il Monte Genzana. E questo qui è il Monte Godi, da dove siamo scesi. Noi siamo scesi per questa discesina qui. Qui c'è il proseguimento del sentiero Y7. Questa zona qui, che comunque porta verso la Montagnola, verso la montagna di Godi e verso Passo Godi. Va bene, adesso ci rimettiamo nel sentiero Y7 e si torna alla macchina.
Ed eccoci qui che ci siamo rimessi nel sentiero Y7. Quello che vi ho fatto vedere prima era lo stazzo di zio Mass, molto carino. E adesso ci stiamo mettendo sulla strada di ritorno per la macchina nella Valle dei Campanili, che è questa zona qui. E questo qui è il boschetto che costeggia comunque il Monte Godi, che è proprio qui dietro. Posto davvero spettacolare. Eccoci qui ragazzi, anche per oggi l'escursione volge al termine purtroppo, un'escursione di 13 km e 640 metri di dislivello. Siamo arrivati qui dove c'è lo stazzo di Pietrature, eccolo proprio qui sopra, spero si veda. Che dire, un'escursione molto bella, facile, quindi per tutti, alla fine non c'è molto dislivello, i chilometri sono tranquillissimi, ma soprattutto il Monte Godi ha un panorama davvero a 360 gradi su tutte le vette dei Monti della Meta, i Monti Marsicani e sulla Sella di Rocca Chiarano, quindi un ottimo punto panoramico. Giornata calda ma comunque con tratti ventosi, quindi si stava benissimo. Elisabetta la vedo soddisfatta. E ragazzi, io spero che questa escursione sia piaciuta, mi raccomando lasciate un bel mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdere tutte le nuove avventure che farò. E se vi va seguitemi anche su Instagram. Per oggi è tutto, noi ci vediamo a un prossimo video e a una prossima escursione. Ciao ciao! Ciao ciao!